Eccoci qua, buonasera ragazzi, video in esterna, vi dico buonasera perché come potete vedere sto appunto qui è sera, sono le esattamente le 10:42 mentre registro questo video, è un video che probabilmente manderò domani, nella giornata di domani, vi ricordo innanzitutto che state al bar del calcio, mettetevi comodi, che ora mi metto comodo pure io che cerco una panchina, qualche cosa da qualche parte, perché all'autolavaggio c'è la fila pure, è 11 meno un quarto di sera qua a Terracina, partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Come di consueto, ragazzi, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il bar del calcio. Vi ricordo che alle 18 saremo in diretta per la partita della nazionale, mi raccomando, non dimenticatelo mai, ma adesso sto video è concentrato principalmente su un altro discorso che onestamente fatico tanto a comprendere, vi dico la sincera verità. Allora, operatori del mercato, gente che parla di mercato, gente che parla anche di Lazio, gente che vive, che guadagna la ciccia da portare a casa anche parlando di calcio, quindi gente che per quanto mi riguarda io reputo di base competente, mi fa certi ragionamenti che a me mi lasciano di stucco, sempre nell'ambito del mio parere personale. Poi, per carità, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Ma mi spiegate un tipo di ragionamento che io sentivo fare oggi da gente, da giornalisti che vogliono fare fenomeni. E che io faccio subito una premessa molto 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 importante. E prima di tutto ci tengo a dire che non ho cambiato idea, eh? Stiamo in una situazione di ridimensionamento della Lazio. Su questo non ci siamo, non ci sono proprio dubbi, ma soprattutto non sono tornato indietro di questo pensiero, però io devo fare una riflessione e un po' l'ho accennata anche nella diretta di qualche giorno fa. Io devo capire perché devo accettare un ragionamento da un operatore del campo del tipo: ma la Lazio all'epoca prese Felipe Anderson, non prese Noslin. La Lazio all'epoca prese Luis Alberto, non prese Deli Bashir. La Lazio all'epoca prese Ciro Immobile, non prese Chaunà. No, fermi un attimo. No, non ci siamo, avete la memoria cortissima, amici miei. Scusate, ma forse qualcuno a qualcuno sfugge. Sicuramente chi erano Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile? Che pedigree avevano Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile? Ci metto dentro anche Milinkovic quando lo prendemmo. Il pedigree era pari a zero, perché prendemmo Milinkovic, un giovane di belle promesse. Prendemmo Felipe Anderson, un giovane di belle promesse,
Prendemmo Luis Alberto, un giocatore sull'orlo del fallimento totale da professionista che stava per lasciare il calcio e si voleva dare alla pittura, a fare pittore. Prendemmo Ciro Immobile, che aveva fallito al Borussia Dortmund e veniva da 6 mesi fallimentari, se non sbaglio, al Valencia. Spero di non sbagliare. Quindi vi sto per fare un paradosso, un paragone folle. Regge il paragone, l'Immobile d'allora può valere il Chouinard di oggi, il Milinkovic di allora può valere il Delhi Bashir di oggi, il Nosrin di oggi può valere il Felipe Anderson di allora. Ragà, non erano nessuno, erano giocatori che dovevano o ripartire da zero, come nel caso di Ciro Immobile, oppure erano giocatori che dovevano ancora dire la loro nel mondo del calcio, dovevano ancora affermarsi chi perché è troppo giovane e chi no. Allora, ragazzi miei, siamo onesti nel dare il giudizio, perché se si deve per forza di cose portare il ragionamento nell'ottica del ridimensionamento della Lazio e per dare una critica alla Lazio, troviamo altre sponde. Ripeto, sono d'accordo col ridimensionamento e con la critica al modo di fare della Lazio. Su questo siamo perfettamente d'accordo per quanto mi riguarda, però, amici miei, non mi fate sentire certi paragoni perché non stanno né in cielo e né in terra, ma non reggono proprio. Sono proprio paragoni che non hanno ragione di essere. Ragazzi, mi dispiace, non hanno ragione di esistere. Per me si rischia di fare pure brutte figure. Ripeto, non fraintendete, ce l'ho con qualche fenomeno che guarda il video, salta ogni 30 secondi o legge il titolo e lo prendete in giro anche voi, lo prendete per culo pure voi, perché voi vedete che ogni tanto entra qualcuno sul canale e giudica per fare il fenomenone, critica senza capire una mazza del significato del video. Sia chiara una cosa, lo dico proprio per queste persone: io non sto dicendo che c'è un avvale Felipe Anderson, io non sto dicendo che Delhi Bashir, qualora venga, vale Milinkovic. Attenti, non sto dicendo che Nosrin vale Luis Alberto, perché è un paragone che non esiste, che non ha ragione di esistere, perché dovremmo fare il paragone, come vi stavo dicendo, con i Luis Alberto, con i Felipe Anderson, con i Ciro Immobile di quando sono venuti alla Lazio 8 anni fa. Lì regge il paragone. Oggi vinci facile. Quindi, ragione per cui per me è un tipo di ragionamento che farlo è un po' da stupidi, lo dico proprio onestamente, senza troppe mezze parole. Per quanto mi riguarda, questo tipo di ragionamento che ho sentito con le mie orecchie, non è che mi è stato riportato, è un ragionamento un po' stupidotto, mio modesto parere. Io non so cosa ne pensate voi, fatemi sapere cosa ne pensate in risposta a questo video. Mettete un bel mi piace, condividete. Prima di salutarvi, vi ricordo che questa sera, anzi oggi pomeriggio alle 18, saremo in diretta per la partita della nostra nazionale. Ciao a tutti!